Buongiorno, buongiorno a tutti, Buongiorno. benvenuta soprattutto alla dottoressa Titti Foti, con cui oggi vogliamo approfondire una situazione che si sta verificando a Pavona, nella frazione di Albano, relativamente alla conferma della presenza di una pediatra, della pediatria in generale. E prima però, insomma, dei ringraziamenti d'obbligo, intanto voglio ringraziare Meta Magazine, la testata giornalistica che oggi ospita questa trasmissione, questa diretta, e ringrazio in particolare Andrea Titti che ne è direttore, e ringrazio Andrea Polimeni che dietro le quinte sta svolgendo il compito di regia. Dunque, oggi noi parliamo di una cosa molto importante, ovvero l'abbiamo chiamata infatti questa trasmissione dalla parte dei bambini, ovvero il diritto di scegliersi il proprio pediatra, nella fattispecie a Pavona. Non vi nascondo che con Titti in questi mesi abbiamo pensato più volte di fare una diretta, ma avremmo voluto parlare di altre cose, avremmo voluto parlare dei bambini in relazione alla pandemia del Covid, così come ci sarebbe piaciuto, e probabilmente oggi magari due parole le diremo, Titti, anche parlare di quello che succede oggi ai nostri figli in questa fase post-Covid, dopo che per 3 mesi hanno avuto comunque una vita in una bolla, priva di contatti sociali, con tutta una serie di difficoltà, penso poi in modo particolare alle categorie più fragili, eccetera. Magari nella seconda parte della diretta, qualcosa, se ti andrà, lo diciamo. E invece quello di cui vogliamo oggi parlare, con un compito prevalentemente informativo, a cominciare da tutti noi, perché anche io sono un genitore di due bambini che prima stavano con te, Emma e Leonardo, come pediatra, e successivamente sono passati con la dottoressa Marta Porcari a Pavona, relativamente a quello che sta avvenendo. Io faccio una breve premessa relativamente a quello che avevo nel passato e poi ti lascio raccontare quello che sta accadendo ad oggi. Qui la situazione, noi già 3 mesi fa, a febbraio, in una abbastanza desolante solitudine, iniziamo a combattere una battaglia, se mi consenti questo termine, relativamente alla conferma di Marta e della pediatria a Pavona, ottenendo, ancora non era partita l'epidemia di Covid, ottenendo una proroga fino al 31 maggio di Marta, periodo all'interno della quale si sarebbero comunque dovute sistemare delle cose per passare da un incarico a tempo determinato a un incarico a tempo indeterminato. Perché riteniamo che, al di là dei numeri, che comunque ci sono e sono importanti, che sia un diritto sacrosanto quello di scegliersi il proprio medico, soprattutto in delle realtà piccole come, che non metropolitane come Roma, in cui c'è tutta una maggiore dispersione, ma in realtà come le nostre, in cui il medico di famiglia e soprattutto il pediatra rappresentano dei punti di riferimento importanti per noi genitori e in generale per noi pazienti. E quindi abbiamo cominciato abbiamo portato avanti questa battaglia, ottenendo fino a questa proroga, finché in prossimità di questa scadenza speravamo in una soluzione diversa. In realtà siamo riusciti ad ottenere una seconda proroga, stavolta fino al 30 settembre, in un contesto un po' particolare, però diverso dalla volta scorsa, nel senso che lo stiamo vedendo, ci stiamo anche accorgendo che ci stanno molte improbabili personaggi che stanno festeggiando questo risultato, come se per Pavona e per la presenza di Marta Porcari, della pediatria a Pavona, questo sia un grandissimo successo, una grandissima vittoria, che poi nei loro discorsi ascrivono a Tizio, a Caio, ma a noi questo ci interessa poco. In realtà, Titti, noi questa situazione la stiamo vivendo come una mezza sconfitta, o forse una sconfitta intera, Non cioè una situazione in cui
effettivamente abbiamo un po' di tempo ancora per ragionare, appunto fino al 30 settembre, ma certo, diciamo che nei momenti più bui, ce lo siamo detto in questi giorni, la viviamo un po' come il condannato a morte che viene a conoscenza della data della sua esecuzione capitale, il 30 settembre. A meno che, ecco, io su questo, a meno che io e tutti i genitori che hanno i figli con Marta Porcari vorremmo poterti aiutare a sviluppare questo a meno che. Allora, a meno che non venga fatta una zona carente straordinaria. Cioè, non si tratta, diciamo, il nostro ordinamento è abbastanza complicato, non è così semplice. Cioè, noi medici di base veniamo nominati dalla Regione Lazio in base a delle graduatorie e veniamo posti nei territori dove manca il pediatra, cioè, e quindi si devono conteggiare, e so che è bruttissima questa, e qui sta il nucleo del problema, si devono conteggiare i bambini che sono sul territorio e quindi ci sarà un medico, un pediatra di base, a seconda del numero dei bambini che sono liberi sul territorio. Allora, che succede? Qui c'è stata una situazione particolare, come hai detto bene tu, io sono andata in pensione per motivi personali anticipatamente, ma ero abbastanza tranquilla. Contro la nostra volontà, peraltro. Contro la vostra volontà, sì, diciamo che contro la vostra volontà. Però non potevo farne a meno, però abbastanza tranquilla. Perché? Perché voi sapete bene, cioè chi è che è il mio paziente sa bene che io non sono mai stata sola in ambulatorio, cioè Marta Porcari mi ha affiancato, è stata vicino a me appena laureata, quindi mi affiancava ed è cresciuta con me all'interno dell'ambulatorio, tutti i miei pazienti, voi che siete miei pazienti, l'avete conosciuta benissimo. E io sapevo che Marta Porcari era in testa alla graduatoria, diciamo che era molto alta in graduatoria, con la probabilità di prendere, un'alta possibilità di prendere il mio posto a Pavona, non perché debba venire al mio posto, ma perché semplicemente era in graduatoria, prima in graduatoria. E in genere, andando via un pediatra massimalista, cioè che ha il massimo degli assistiti, i miei sono 800 e rotti, insomma, adesso non siamo lì a contare i numeri precisi, e viene sostituito da un altro pediatra, cioè viene nominato un altro pediatra. Perché? Perché chiaramente si libera il posto, si liberano 800 bambini, ok? Il problema è che in questo territorio c'è una criticità. Cerco di farvi capire come vengono nominate le zone carenti straordinarie, cioè 800 bambini rimangono senza pediatra. Questi 800 bambini dovrebbero essere, secondo un ordinamento che è regionale, cioè diciamo non è che lo fa la ASL, dovrebbero essere ridistribuiti su tutto il territorio, ok? Vengono distribuiti su tutto il territorio fino a saturazione dei pediatri che ci sono sul territorio, cioè Ariccia, Genzano, Casa Gandolfo, Albano, cioè praticamente tutto il territorio. Quando i bambini sono saturi, vengono conteggiati, cioè quando i bambini sono sistemati, vengono conteggiati quelli che avanzano, cioè si sono sistemati 500 bambini, vengono conteggiati, rimangono 300 bambini, ok, sono rimasti 300 bambini, quindi se il dato, il numerico superiore ai 180, cioè se avanzano più di 180 bambini, viene nominata la zona carente straordinaria e quindi viene incaricato un nuovo pediatra definitivo. È chiaro che qui nel territorio non ci sono tutti questi posti di pediatri, ce n'è uno solo che non so quanti bambini abbia, però comunque sia è abbastanza vuoto. Tutti gli altri sono all'incirca massimalisti, cioè intorno a questa cifra qui, 750-800, ok? Voi mi chiederete perché allora c'è questo problema? Il problema grosso è che, almeno così mi è stato spiegato dai dirigenti della ASL, che il numero dei bambini eccedenti non comprende i bambini al di sopra dei 12 anni e quelli con tessere in scadenza. Che vuol dire tessere in scadenza? Per esempio, se
Poniamo un esempio, se un bambino dalla Toscana, cioè una famiglia dalla Toscana che lavora in, diciamo a Roma ed è residente ed è domiciliato a Pavona, ha una tessera a scadenza, gli scade alla fine dell'anno, quel bambino non viene conteggiato, come non viene conteggiato il bambino che ha 12 anni. Quindi ecco che automaticamente, pur eccedendo 300-400 pazienti, quindi essendoci un numero di bambini sufficiente per nominare la zona carente, ecco qui che scalando questi bambini, il numero, adesso non so quanto sia, ma insomma non arriva a 180. Allora, ti interrompo perché sì, voglio un attimo... No, cerco di capire io e quindi cerchiamo di far capire un po' tutti, insomma, perché poi se capisco io capiscono sicuramente anche gli altri. Allora, noi abbiamo detto, abbiamo il diritto di sceglierci il pediatra a Pavona, quindi c'è un primo particolare da sottolineare, esiste un altro pediatra che oggi opera a Pavona, lo possiamo credo anche nominare, che è il dottor Giangrande, ma non ha possibilità, che è uno stimatissimo tuo collega, peraltro lo conosco anche personalmente, è sicuramente molto bravo, ma è massimalista, quindi non può prendere altri bambini, quindi non esiste effettivamente un altro pediatra, ma non può prendere altri bambini, quindi questo è il primo punto. Il secondo punto da chiarire, che hai detto molto bene, ma lo voglio ripetere, è che non è Marta Porcari in quanto a noi piace Marta Porcari. La dottoressa Porcari è una dottoressa che noi abbiamo visto insieme a te, che è cresciuta insieme ai nostri figli in qualche modo, ma oltre alla nostra fiducia e alla nostra stima, per cui noi vogliamo che i nostri figli vengano seguiti ancora dalla dottoressa Porcari, la chiamo Marta, però insomma dalla dottoressa Porcari, a prescindere dal fatto che noi vogliamo questa cosa, Marta è in testa alla graduatoria, che è una graduatoria ASL, che non c'entra niente, che va al di là delle nostre dichiarazioni. Marta è brava anche perché sta in testa a quella graduatoria lì, e quindi stiamo parlando di questa cosa. Ora, è stata l'incarico provvisorio, è stato fatto a Marta perché lei era effettivamente la prima graduatoria. Che siamo noi che abbiamo detto, esatto, che scegliamo Tizio piuttosto che Caio, è Marta perché è Marta e perché sta in testa alla graduatoria, e questo è un altro punto importante da chiarire. E poi c'è questo punto che secondo me ha delle assurdità, cioè veramente seguendo le norme labirinti, e poi uno non cerchiamo di, faccio tutti gli sforzi del mondo, Titti, per non tirare fuori i retropensieri, ma per rimanere soltanto sul livello. Dobbiamo informare, no? Informazione, esatto. Quindi qui il punto è che stiamo considerando una zona che, qualora Pavona venisse individuata come zona carente, quindi qualora nel conteggio si superasse il numero che tu hai appena detto di pazienti che non hanno pediatra, noi avremmo vinto non la battaglia, ma avremmo vinto la guerra, perché a quel punto avremmo un pediatra a tempo indeterminato, non soggetto. Pazienti, stiamo parlando sempre di voi pazienti. Di noi pazienti, esatto. Avremmo per voi questa battaglia. Certamente, cioè, avremmo un pediatra a tempo indeterminato. Per che questi numeri vengano superati, questi numeri però vengono conteggiati e risentono di alcune stranezze, che sono quelle che tu hai identificato. Quindi noi ci troviamo di fronte, se non ho capito male, a una situazione in cui di fatto, anche secondo i numeri stabiliti da ASL, per capirci, di fatto Pavona è zona carente, ma tecnicamente abbiamo magari qualche unità al di sotto di questa zona carente, ma perché non sono stati conteggiati alcune cose, tipo i trasferimenti piuttosto... Sì, è un tecnicismo questo, pure. Però questa è una cosa grave, Titti, perché se sulla base dei tecnicismi noi perdiamo un pediatra, noi genitori ci troviamo in una situazione complicata a vedere i nostri figli ridistribuiti sul territorio in maniera, insomma, che ci sentiamo lesi nel nostro diritto di scegliere. Ecco, faccio tanta fatica a mantenere la calma. Allora, voglio chiarire ancora un altro punto. È che in negli ultimi 2 anni sono andati via dal territorio
dal territorio, non da Pavona, anche se uno poi è stato trasferito perché eravamo in tre i medici di Pavona, adesso è rimasto praticamente Giangrande, perché un'altra è stata trasferita da Albano, si è richiesto un trasferimento ad Albano. Quindi sono andati via due pediatri definitivamente. La pediatra di Ariccia, la dottoressa Romani, non dico niente, cioè, insomma, è andata in pensione, e la dottoressa Corazzesi per un trasferimento. Questi due pediatri non sono comunque stati sostituiti sul territorio proprio per la mancanza di questi numeri. All'epoca questi bambini dove sono finiti non lo sappiamo, perché non sono finiti nel contenitore del pediatra di base. Perché il diritto di scelta, si chiama pediatra di libera scelta perché i pazienti hanno il diritto di scelta, col proprio diritto di scelta i pediatri disponibili evidentemente non soddisfacevano i bisogni, il desiderio dei pazienti della dottoressa Romani, sono finiti nel contenitore dei medici di base, cioè pazienti che non hanno pediatra di base e che vanno dal pediatra privato. La dottoressa Romani, lo sapranno tutti, continua a lavorare per conto suo, diciamo che essendo una professionista di un certo livello so per certo che, come molti altri colleghi miei che lavorano anche gratuitamente, no? Cioè nel senso non si fanno pagare con le persone che non hanno possibilità, so perfettamente, conosciamo la dottoressa, tutti la dottoressa Romani, quindi diciamo i nostri E la situazione si è già verificata in passato, cioè questa cosa dei numeri non è solo oggi che esiste, ma si è verificata in passato. Con me è il terzo pediatra che va via. E comunque che facciamo? Che cosa vogliamo fare? Cioè qual è la soluzione? Quello che io ho detto, che ho chiesto a gran voce, io capisco che il tecnicismo, i numeretti, comunque uno ci deve far conto. E come ben sai, essendo stato, avendo sopportato le mie crisi isteriche nella prima fase di questa battaglia, no? Laddove io mi sentivo sola, sconsolata, e mi sono rivolta a te per chiederti di aiutarmi perché non sapevo come muovermi effettivamente. Cioè a questo punto io voglio dire, voglio chiedere, ho chiesto in quella circostanza ai nostri dirigenti di cercare di capire che il problema del territorio esiste, e che il problema del territorio non si risolve spostando un pediatra, che ne so, da Riccia a Lanuvio, come già c'è, che c'è un pediatra che è praticamente diviso tra Riccia e Lanuvio. Cosa facciamo? Lo stesso pediatra poi lo portiamo a Pavona? Cioè che facciamo? Il gioco delle tre carte? Cioè, queste sarebbero, spero ardentemente, che non trovino una soluzione di questo tipo, perché serve un pediatra, soprattutto a Pavona, che è una zona molto ricca di bambini, molto ricca di bambini, ci sono famiglie giovani. Quindi su questo argomento mi sembrava nella prima parte della nostra battaglia che i nostri dirigenti avessero recepito il problema, trovandoci in una condizione come questa del Covid, della pandemia, di emergenza, di straordinarietà, essendo questa una zona carente straordinaria, per quale motivo? Cioè ci sono degli agganci, degli appigli. A Formia di recente hanno fatto una zona carente straordinaria pur non avendo i numeri, cioè in una situazione come la nostra. E io è questo che ho chiesto a gran voce. E quando ho scoperto il 25, e tu sai bene, ho scoperto il 25 maggio che non era stata fatta la zona carente a Pavona, perché le zone carenti escono, le prime zone carenti escono il 4 giugno, mi sembra, no? Quindi, avendo scoperto che non c'era la zona carente, sono un po' andata fuori di testa, e quindi a questo punto ho deciso, mentre prima avevamo deciso tutti insieme di non allarmare la popolazione, no? Ma a cercare di risolvere in silenzio, no? Fidandoci anche dei nostri dirigenti. In qualche modo abbiamo fatto a febbraio, tutto sommato, perché a febbraio non era stato dato nessun tipo di clamore, perché alla fine avevamo concordato, avevamo pensato che questa soluzione tampone della proroga di 3 mesi potesse essere strumentale alla definizione di una soluzione definitiva,
strutturata attraverso zona carente. E poi avevamo questa data, no? Cioè entro il 31 marzo dovevano essere dichiarate le zone carenti, ma col Covid, diciamo, abbiamo avuto un periodo più ampio per permettere ai nostri dirigenti di trovare, no, la soluzione. Allora, il concetto è stato questo, è che questa soluzione non è stata trovata, e la cosa che un po' ci ha destabilizzato è il fatto che la dottoressa Porcari, non io, perché io oramai sto fuori, sto in pensione, la dottoressa Porcari dal 17 aprile che manda mail per capire come procedere, se l'incarico sarebbe stato prorogato, la zona carente, però nessuno ha risposto. Io capisco, per carità, la situazione era complessa, era difficile, c'era la pandemia, quindi magari sì, erano certo, occupati però, a fare altre cose, però anche questo è un problema. Certamente sì. Questo è un problema. Che secondo me diventa ancora più grande in fase di pandemia, per cui bisogna, certo, è ancora più strutturato. Quindi, tu hai detto, io continuo a fare sempre l'avvocato del diavolo, no? Allora, innanzitutto risottolineo un aspetto, sto prendendo degli appunti, il diritto di scelta, perché poi succede che magari dagli uffici si fa il gioco, lo dico io, così non ti tolgo dal peso di dire questa cosa. Si ritiene che magari facendo il gioco delle tre carte, di spostare un pediatra mezz'ora a Lanuvio, tre quarti d'ora a Ciampino, 10 minuti a Pavona, si risolve e si dice che c'è il pediatra pure a Pavona. Poi magari succede che in nome di questo diritto di scelta, che spero non ci venga negato, la gente decide che da quel tizio non ci vuole andare, e quindi c'è una ridistribuzione anomala dei nostri piccoli pazienti. E forse pure questo andrebbe valutato, per quale motivo certi medici, i genitori liberamente decidono di non andare da certi medici. Questo poi rimane nella scelta personale, però insomma io lo dico, te l'ho detto, lo dico io, punto, senza fare né nomi né cognomi. E quindi noi una cosa non abbiamo detto, Titti, è che nel giro di 3 giorni, su questo ragionamento della zona carente, a dimostrazione del fatto che nei fatti la zona carente c'è ed esiste, e Pavona è carente, quindi adesso è un pediatra, abbiamo raccolto in 3 giorni 779 firme, quindi 777 oltre quella mia e la tua, di firme che abbiamo depositato alla ASL, in cui l'abbiamo scritto al dottor Mostarda, al dottor Mattei, in ordine, al dottor Mattei, al dottor Mostarda e al dottor Vassallo, per spiegare quello che noi stiamo spiegando qui, cioè dagli uffici dell'ASL non possono, secondo noi, o forse possono pure, ma sarebbe sbagliatissimo, legarsi a dei tecnicismi numerici, ignorando che di fatto Pavona è una realtà che è una zona carente di fatto. Allora, sicuramente uno degli obiettivi di questa diretta, e l'abbiamo concordato con la dottoressa Foti, e poi adesso arriva la domanda difficile, Titti, preparati, e l'abbiamo concordato con la dottoressa Foti, era quella di informare tutti i miei colleghi genitori dei bambini che stavano con Titti ed oggi stanno con Marta Porcari, per far capire che noi vogliamo rivendicare il nostro diritto di scelta della pediatria e riteniamo che ci siano le condizioni per cui una pediatra a tempo indeterminato a Pavona ci sia e sia fondamentale, e che qualora questa cosa non si dovesse verificare sarebbe un problema anche di carattere sociosanitario, diciamo così, perché la numerosa popolazione infantile che c'è a Pavona, la presenza di coppie giovani che in prospettiva, ci auguriamo, avranno altri figli, creerebbe un problema significativo. Tecnicamente abbiamo capito come si deve risolvere, zona carente. Da parte nostra, Titti, sicuramente ci sarà un passaparola informativo, nel senso che noi ce lo dobbiamo dire quali sono i problemi, e dobbiamo mantenere alto, credo, l'attenzione e la tensione su questa vicenda, perché il 30 settembre si possa non
assistere alla chiusura di un laboratorio, di un ambulatorio medico, ma al contrario si possa assistere alla definizione di una procedura che risolva in maniera indeterminata la presenza di un medico, nella specifica Marta Porcari, a Pavona. La domanda difficile è, okay. Ci sembra che comunque la situazione sia un po' ingarbugliata in questo momento. Che cosa possiamo fare noi oggi, se c'è qualcosa che possiamo fare, e come possiamo in qualche modo fare pressione anche, diciamo, emotiva sulla ASL perché ci ascolti? Allora, è difficile, una domanda giusto, difficile. Come ben sai, sono nei miei momenti di crisi che abbiamo cercato delle soluzioni che non fossero così clamorose, e poi alla fine, avendo scoperto che non solo non era stata fatta la zona carente, ma nemmeno prorogato l'incarico provvisorio, siamo usciti fuori dicendo dobbiamo far sì che la popolazione conosca il problema. Forse sarebbe, e quindi la mobilitazione. No? Prima di ripetere l'ultima frase che hai detto, perché è un dettaglio, cioè nel senso non è un dettaglio, non era stata fatta la zona carente, e non era stato neanche in prima battuta prorogato l'incarico alla dottoressa Porcari. No, noi ci siamo mossi con la raccolta delle firme, che è importante che questo si sappia, perché non è che siamo usciti all'improvviso fuori così, cioè noi abbiamo aspettato fino al 25, anche se era scaduto il termine di presentazione per la zona carente, abbiamo comunque aspettato perché comunque abbiamo avuto fiducia che la zona carente si sarebbe fatta, se non adesso, alla prossima. Alla prossima uscita delle zone carenti, cioè l'importante è che Pavona venisse nominata zona carente. Certo, abbiamo perso un'opportunità, e lo ripeto, perché se fosse stata fatta il 22, noi il 4 giugno avevamo già risolto il problema, però non fa niente, ok, c'è stato il Covid, ci sono stati 300.000 problemi, posso anche giustificare questa cosa, ma il 25, la cosa che mi ha mandato fuori di testa, e tu lo sai bene, è stato che il 25 maggio sono arrivate le informazioni che non era stata fatta né la zona carente né la proroga dell'incarico provvisorio. È per questo motivo che a questo punto abbiamo scelto di informare la popolazione di questo problema, perché questo voi il primo giugno non avreste avuto più pediatra. Questa è stata la grossa problematica. E adesso sono certo felice che ci sia stata questa proroga, perché due giorni dopo è stato fatto un altro comitato aziendale, da dove è uscita la proroga al 30 settembre. Io ringrazio tutti voi, perché la vostra mobilitazione ha permesso che fosse fatta la proroga. Qui non c'è politico, zio, cugino, no, siete stati voi con la vostra mobilitazione a convincere, cioè a far capire che il problema esiste, no? A far capire o sottolineare quanto il problema fosse grande, mettiamola così. Non voglio puntare il dito addosso a nessuno, sia chiaro, però il problema esiste. Calcolate che durante la pandemia ho supportato Marta, pur essendo fuori, con le problematiche psicologiche, con le problematiche dei bambini che non potevano essere visitati. Sapete tutti quali fossero i problemi. Quindi provate a immaginare, eravamo in due e abbiamo sopportato un grosso carico in questo periodo, perché c'era bisogno di medici. Come si può soltanto pensare di depauperare ancora ulteriormente la medicina di base in questo modo? Cioè, è da qui che dobbiamo partire dalla prevenzione, dobbiamo partire dai bambini. Accidenti, per l'ennesima volta, sono sempre quelli che non vengono considerati. Vi rendete conto che in questo periodo i bambini sono stati ignorati? Cioè, questa cosa è terribile. Scusate che mi sto infervorando, però questo è un argomento che mi suscita. Infatti ti tolgo la parola, perché così abbassi il livello, e voglio che, insomma, terminare, diciamo, questa parte, e poi hai dato uno spunto e mi sembra giusto coglierlo. Sottolineando una cosa: noi non stiamo facendo una battaglia contro qualcuno, proprio assolutamente no. Noi stiamo facendo una battaglia per il diritto di scegliere il nostro pediatra a Pavona. Chiunque voglia
condividere con noi il pensier- i- le nostre idee, che sono quelle che ci siamo detti qui, è assolutamente ben accetto. E noi speriamo e vogliamo essere di aiuto anche ai dirigenti della ASL. Noi ci rendiamo conto che hanno delle difficoltà, dei regolamenti, il periodo è stato terribile. Non è che non, che pensiamo che sia tutto facile pure per loro, i numeri, come dicevamo prima, hanno una valenza, ma noi vogliamo supportarli a capire e supportarli e mostrare però allo stesso tempo come la situazione di Pavona non sia esattamente rappresentativa per le motivazioni e per i tecnicismi che dicevi tu, Titti, anche sui numeri, di quelli dei numeri che loro pensano di avere. E quindi il nostro, diciamo, la nostra volontà è anche di dire: guardate, signori, se forse state prendendo un abbaglio, vi facciamo vedere, forse dico, vi facciamo vedere qual è la realtà davvero. Lavoriamo insieme, prendiamoci del tempo, prendiamoci delle proroghe, tutto il tempo che serve per cercare di rimettere a posto questa soluzione, questa situazione, mettendo però al centro i diritti dei bambini. E non all'ultimo posto, perché da loro dobbiamo partire, perché se il bambino diventa la fine di un ragionamento, e allora diventa tutto uno sfascio. Se invece è il bambino e il punto di partenza, verosimilmente riusciamo a fare una cosa insieme, perché noi, ripeto, non è una battaglia contro, ma è una battaglia insieme, certamente per poterci scegliere il pediatra che riteniamo sia valido. E se in 3 giorni 779 firma con le persone in fila garbata e distanziata davanti al tuo ambulatorio, è una cosa che da un certo punto di vista è un'immagine commovente, ed è tutta la stima che noi abbiamo nei confronti tuoi, Titti, e nei confronti di Marta, ed è questa che te la prendi tutta, perché è quello che vi siete costruiti con la professionalità, con l'impegno e con il rapporto con noi. Questo è così. Però quella fila lì, quella roba lì, lo devono vedere pure a Borgo Garibaldi, per forza, dove c'è la ASL, perché è importante, e insieme dobbiamo riuscire a trovare una soluzione. I medici, i dirigenti della ASL e la popolazione tutta, noi genitori. Scusa, posso aggiungere una cosa? Che sicuramente c'è una soluzione perché già altre realtà hanno superato questo tecnicismo, perché siamo proprio nel campo della straordinarietà, sicuramente c'è una soluzione. Io penso che si può trovare tutto Ma insieme. ne sono assolutamente certo anch'io che si possa trovare, soprattutto se il fatto è che poi il numero è il dodicenne o piuttosto quello che non viene conteggiato per il cambio regione. Quindi io sono assolutamente convinto. Io con i numeri ci lavoro poi, insomma, quindi lo Io sai. no, Quindi quindi non li capisco, io non li capisco, i però numeri posso sono. anche capire che sono importanti, però ci sono altre realtà in cui i numeri non hanno contato e io non ci capisco niente su tutti questi cavilli, cavilletti, Beh, perché però sappiamo poco. 779 in 3 giorni, con della gente che mi continua a chiamare chiedendomi dove possa mettere la firma per sostenere questa battaglia, Sì, anche a insomma, me, voglio dire, sono mi chiamano. numeri importanti. Senti, vabbè, quindi chiudiamo un attimo questo discorso con una speranza, no? Nel senso, continuiamo a rimanere. Noi, l'impegno è che noi, i tuoi pazienti, i genitori dei tuoi pazienti, i genitori dei pazienti di Marta, dei bambini, continueranno a rimanere insieme a te vigili. Noi continueremo ad informare laddove ci sia qualcosa da informare. Noi continueremo con tutti gli strumenti possibili, cioè incontrando te, Titti, in giro, piuttosto che facendo dirette su Facebook. Facebook tu no, perché c'hai una ritrosia atavica nei confronti di Facebook. Tutti i social network, solo WhatsApp perché mi mandate, cioè posso stare in Vorrei contatto. che fosse chiaro a tutti che aver portato la dottoressa, che l'importanza dell'argomento è direttamente proporzionale all'aver portato la dottoressa Foti in video su una piattaforma social. Quindi capite quanto ci tenga a questa cosa. Ascolta una cosa, Titti, tu hai toccato un argomento dei diritti dei bambini, cioè passiamo a un altro argomento di attualità molto, molto importante. Insomma, io personalmente su questa cosa mi sto battagliando in tutte le forme possibili, ci è voluto addirittura una battaglia in Parlamento per cui, per
per fare in modo che in questo periodo di Covid i bambini venissero equiparati ai cani, a cui una boccata d'aria non è stata mai negata, mentre i bambini a un certo punto c'è stata una, erano reclusi spesso in famiglie numerose all'interno dei 50 metri quadrati con difficoltà della didattica a distanza. Insomma, abbiamo avuto la sensazione che a un certo punto, per carità, in un'emergenza catastrofica mai vissuta prima, per cui evidentemente c'era difficoltà ad affrontarla, fossero stati un po' abbandonati, per poi scoprire man mano che si andava avanti che insomma in Italia è l'unico posto in cui le scuole non sono riaperte, per poi scoprire con il tempo che questi bambini in realtà dal punto di vista del contagio, per carità, hanno un ruolo, ma la carica virale probabilmente più bassa, e quindi fondamentalmente diciamo non sono quegli untori che si credeva dovessero essere o che potessero essere. E io ti racconto un episodio particolare. Io insomma ho anche la fortuna, tu lo sai perché sei stata a casa mia, di avere un piccolo spazio fuori, quindi comunque bene o male quei bambini non eravamo costretti a stare dentro casa, ma c'avevamo un giardinetto. Leonardo, che fa la quarta elementare, quando sono venute meno diciamo le misure di lockdown dentro casa, l'abbiamo fatto uscire per la prima volta e lui aveva paura, lui non voleva uscire, non voleva mettere la mascherina, era proprio problemi grossi. Era impaurito. Allora, un po' di pillole di senza pensare poi alle categorie fragili che sono diventate in questi 90 giorni ancora più fragili. Penso insomma ai ragazzi che con disabilità varie, che frequentavano i centri diurni e che non li frequentavano più, con le assistenze alla in scuola che gli è venuta meno. Sono tutte queste complicazioni, soprattutto nella fascia dei bambini, è sicuramente peggiorata. Dacci qualche pillola, qualche suggerimento, dai a noi genitori qualche suggerimento per poter affrontare quella che è la ripartenza, ma anche la ripartenza, parliamo molto della ripartenza economica, no? Ma anche la ripartenza sociale dei nostri figli, una ripartenza che inizierà con le vacanze, è un po' un paradosso, no? Però alla fine siamo arrivati all'8 giugno, quindi la scuola sarebbe terminata. Come possiamo, insomma, ritornare anche a una normalità sociale, psicologica, a una normalità nel senso più pieno del termine per i nostri figli? Allora, non è facile perché sono state categorie molto colpite, cioè non abbiamo considerato che i bambini avrebbero potuto avere delle problematiche molto gravi. Pensate agli adolescenti che vivono sull'identificazione nel gruppo, quindi in cui la necessità di socializzazione è importante. Pensate ai bambini più piccoli che hanno bisogno di interagire col coetaneo, non c'è bisogno solo delle famiglie. E ricordiamoci anche che le famiglie in questo periodo erano fragili perché avevano problematiche anche loro, no? Timori, paura della malattia, paura del disagio economico, di quello che sarebbe accaduto e che avrebbe potuto succedere. È stato, questa è un'idea mia, ma di tutta la pediatria direi, un po' un errore non rimettere le scuole anche per 10 giorni, 15 giorni, cioè sarebbe stato importante, anche perché dovete pensare che il bambino avrebbe potuto imparare. Cioè avrebbe potuto imparare, che ne so, con l'hula hoop intorno, con cappelloni, cioè a mantenere le distanze, ad usare la mascherina e a imparare a interagire con l'altro anche con la distanza. Cioè abbiamo perso un'altra opportunità, no? A prescindere dall'opportunità, perché il bambino avrebbe potuto entrare in contatto con l'altro, col coetaneo, ed imparare a gestire anche le regole, no? Cioè distanza, mascherina, adesso chi glielo insegnerà a questi bambini? E penso pure che abbiamo perso l'opportunità di farci insegnare dai nostri figli, perché voi genitori sapete molto bene che i bambini sono dei grossi insegnanti di vita. Loro ci avrebbero insegnato a portare la mascherina e a tenere la distanza. Sarebbero stati loro a dire: signore, ma guardi che lei c'ha la mascherina sotto il naso, lo sa che non si porta la mascherina sotto il naso? O cose di questo genere. Cioè abbiamo perso un'opportunità, cioè perché non puntiamo mai su questi nostri figli. Questo è il problema. Loro sono il nostro futuro.
e invece li mettiamo da parte. Ora abbiamo problematiche di panico, problematiche di rabbia, non discordate questa cosa. I vostri figli sono arrabbiati, hanno perso il sonno, hanno perso l'appetito e non hanno bisogno degli altri, stanno sempre continuamente, disturbi del sonno, bambini che hanno dei disturbi del sonno perché hanno subito quello che voi vivevate, genitori, perché non c'è niente da fare, il bambino recepisce quello che state vivendo, soprattutto se siamo richiusi 24 ore su 24. Allora, l'unico modo, vi posso dare un esempio di una mamma con cui ho parlato di recente, in cui i bambini manifestavano insonnia, rabbia, espressioni, ipereccitabilità, e che gli ho detto, vabbè, c'avete un giardino, uscite fuori, mettete un materasso sopra il muro e tirate piatti contro il muro tutti e tre, scaricando la rabbia. Cioè, una delle cose più importanti è che aiutate i vostri figli a tirar fuori le emozioni che stanno vivendo in questo momento. Questa è la cosa più importante. Hanno paura? Ok, ditelo, anche noi abbiamo paura. Perché facciamo finta di niente, facciamo finta che tutto sia passato, in realtà sappiamo che passato non è, per cui cercate di esprimere anche le vostre emozioni, non è fingendovi tranquilli che li potete ingannare, non si ingannano i bambini, diamogli il peso giusto, i bambini capiscono come state, e quindi piangete insieme, urlate insieme, cioè... Fatevi esprimere le vostre emozioni, perché i bambini sono molto, ma molto più forti di quanto noi pensiamo. Senti, due domande che sto leggendo al volo sotto la nostra diretta. Micaela ci chiede: la mascherina per 8 ore, cosa ne pensi? E ti dico anche Valentina, a proposito della carenza di vitamina D in questo periodo. Allora, la mascherina penso, ho sentito un sacco di cose, non respirano, no, la mascherina va portata quando si incontrano le persone, quando si sta all'aria aperta, si può, tenendo una distanza con quello che stanno dicendo tutti, si può anche spostare, mi raccomando, prendetela dietro, non la prendete qua davanti, non ve la mettete in fronte, non mettetela sotto il naso perché poi non serve più perché l'avete inquinata, però la mascherina è una buona difesa e i bambini vedrete che vi insegneranno come sono capace a portarla e che non gli darà fastidio per niente. E l'altra domanda, scusa Luca? La vitamina D per la mancanza di sole in questo periodo. Ma no, non è che il sole c'è, non è un problema, la vitamina D non è necessaria, se non per i lattanti del primo anno di vita, non è che bisogna aggiungere vitamina D. Bene, allora Titti, senti, lasciamoci, grazie davvero, grazie ma non grazie per esserci oggi, grazie sicuramente per esserci stata oggi. Ma guardate, questo consentitemelo di dirlo a tutti i miei colleghi genitori, quello che ha fatto questa persona qui in questi mesi, quando nessuno ne parlava, è una cosa assolutamente fuori dal comune, per cercare di trovare una soluzione a questo problema e continuiamo a cercarlo. Io credo che noi possiamo prendere un impegno abbastanza quasi scontato, ovvero l'impegno del fatto che continueremo a portare avanti tutte le cose che ci siamo detti e continueremo però a questo punto ad informare tutti quanti i genitori e tutti quanti i residenti di Pavona che sono interessati a questa vicenda in modo tale da aggiornarci insieme in questo periodo che ci separa da qui al 30 settembre, che è quando scade l'incarico di Marta. Io mi sto emozionando pure io in questo momento come te, perché vorrei chiudere non c'ho delle parole mie con cui chiudere. Io credo che mettere insieme due messaggi che ho letto mentre stavamo in onda, uno di Valentina e uno di Luana, sia la cosa migliore. Valentina che scrive Titti con il cuore accanto, insieme a quello di Luana che dice la nostra pediatra non si tocca. Io credo che su queste parole possiamo augurare a tutti quanti un buon fine settimana e un buon lavoro a tutti noi in questa direzione. Cuore e la nostra pediatra non si tocca.
Grazie. Grazie a tutti, grazie anche a te, Luca, grazie. Buona giornata, ciao. Anche a voi, ciao.